Innanzitutto buongiorno a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza questa mattina in questa Aula Magna. È un incontro in parte tradizionale quello di oggi e in parte non lo è. È in parte tradizionale perché come ogni anno la comunità si raccoglie prima del periodo delle festività natalizie per lo scambio consueto di auguri. In parte non lo è perché da quest'anno tutti insieme, quindi tutta l'Università di Messina, dagli studenti ai docenti, al personale tecnico amministrativo, ha intrapreso un percorso di apertura al territorio e soprattutto apertura nei confronti di chi ha bisogno. E ha cominciato questo percorso in un periodo particolare, che è quello, il periodo delle festività natalizie. Da un incontro all'interno degli organi di governo di Ateneo, il Senato e il Consiglio d'Amministrazione, poi con il Collegio dei Direttori di Dipartimento, poi con i prorettori e delegati, è emerso molto chiaro il desiderio di volere aiutare in un momento così difficile come quello che sta attraversando il Paese, più particolarmente quello che sta attraversando anche la nostra città, di crisi economica e sociale, aiutare chi in questo momento ha bisogno. Speriamo di rifarlo, questo atto di solidarietà, speriamo di ripeterlo negli anni, e abbiamo pensato di avviare una campagna di raccolta fondi e sostenere due associazioni o enti beneficiari per quest'anno e poi proporne altri per i prossimi anni. Il contributo che l'Università ci offre è significativo proprio per questa attività che stiamo svolgendo. Vi ringrazio veramente di cuore, augurando a tutti, a ciascuno, alle vostre famiglie un buon Natale e un felice nuovo anno. Questa è per realizzare il sogno dei bimbi della... Vi ringraziamo di cuore per questo gesto di solidarietà che sicuramente esprime la vostra vicinanza e il vostro stare accanto alle periferie, e questo è un po' il tema scelto dalla Caritas quest'anno anche sulla scia delle indicazioni di Papa Francesco ai padri guanelliani, e favorire la possibilità di realizzare luoghi educativi. Siamo in un luogo per eccellenza educativo e formativo e sappiamo quanto la formazione e l'educazione è alla base anche di una civiltà e di una costruzione di un mondo migliore, di un mondo più umano. Per cui la Caritas ha ritenuto opportuno investire una somma e continuerà a farlo anche con il vostro apporto per dare solidità e continuità ad un'opera sicuramente meritoria. Abbiamo altri progetti, Santa Lucia Sopra Contesse, che tutti noi conosciamo, e speriamo anche con l'appoggio del Comune di poter fare quest'altra iniziativa. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie alla piccola Carlotta, bellissima e anche buona, che ha regalato il pallone ai miei ragazzi. Proprio oggi, 19 dicembre, ecco, di 171 anni fa, nasceva San Luigi Guanella, mio padre fondatore. E oggi c'è proprio in onore suo, c'è una messa di ringraziamento, ma poi c'è anche un triangolare con un rinfresco a tutti questi bambini. Ieri sera facevamo difficoltà a trovare un pallone, oggi quando Enrico guarda il campionato, diciamo che questo triangolare lo facciamo con questo pallone, e porterò la vostra benevolenza, la vostra simpatia e i saluti della piccola Carlotta. Grazie di cuore a tutti e buon Natale.
l'intenzione anche da parte dell'amministrazione di porgere un caloroso augurio di Buon Natale, ringraziare il Rettore per questa iniziativa che ci ha permesso a tutti noi di far venire fuori lo spirito autentico e di unione sentita dell'Università. Credo che sia un momento importante, questo che abbiamo vissuto oggi, anche con momenti, scusate, sono emozionato perché è veramente sentita questa cosa. E questo sentimento si percepisce oggi in quest'Aula Magna. Abbiamo dato una dimostrazione di quello che deve essere, che è l'Università di Messina, che è parte integrante di questo territorio. Si sente di esserlo e lo vuole essere sempre di più, e quindi un'attenzione agli ultimi in questo momento ritengo fosse doverosa e giusta. Quindi vi ringrazio tutti per la generosità che in così poco tempo siamo riusciti, diciamo, a raccogliere una cifra che, seppur, diciamo, una goccia, è comunque significativa per i bisogni che ci sono. E vi invito a tutti a condividere un brindisi augurale di là che abbiamo preparato. Grazie a tutti.